Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Borderlands 2. Bene, sono uscito dal gioco per fare il nuovo episodio e purtroppo si sono rigenerati tutti, quindi cosa ho fatto? Sono andato a prendere quel pezzo, sono venuto qua e ho preso una marea di armi. Sono morto perché purtroppo è arrivato uno con le senza testa che mi aveva seguito, non me ne ero accorto. Ho rifatto tutto il giro, bla bla bla, e sono ritornato qua. Naturalmente ho tutto l'inventario pieno, quindi ho lasciato in giro tutto. E volevo vedere due o tre cosine. Ho trovato un'arma molto buona, che è questa che ho adesso, 204,96 di precisione, che non è affatto malo. Poi ce ne sono altre. Comunque devo assolutamente fare una cosa, tipo qui. Facciamo scarta questa e scarta questa, perché io volevo prendere, oddio, ne ho messa lì, questa qui assolutamente, perché è corrosione. Corrosione, vorrei mettere i preferiti. Allora, questa era quella vecchia, la possiamo togliere, che tanto non aveva niente. E mettere quella nuova che ha corrosione, che è questa, che è un fucilato da cecchino. Almeno così le segniamo quelle che sono buone o quelle no. Diciamo che se dovesse servirmi per la curata, almeno uso queste, tanti saluti. Per il resto le posso dare via tutte. Questa qui è quella che faceva danno, ma tanto non ci serve. E niente, dopo il resto le venderò tutte. Queste sono le nostre solite. Questa è quella nuova che è veramente una figata. 8,4 di mirino, veramente tanto, molto precisa. Cosa posso prendere qui di buono? Wow! 263,97. Cadenza fuoco meno, è un po' più lenta, è però molta velocità di ricarica. La proviamo un attimo. Allora, prima di tutto facciamo così. Questa qua, l'ho messa già ai preferiti, scusate, mi sono un po' rincoglionatico. E proviamo, sembra selezioni, zoom 7, ha meno zoom, però è più potente. Vediamo un po'. Ma no, che è veloce lo stesso, dai. Questa qui, quindi. Ok, non ci mette neanche troppo. Vediamo un po'. 243, 263. E quindi l'altra quanto faceva? Cavolo, 263 comincia a essere tanto. Mi fa piacere. Mi fa piacere perché era ora che trovassimo un'arma per il verso. Insomma, sì, da cecchinazzo. Allora, ho preso il pezzo che mi mancava. Vedete quanta roba ho lasciato indietro. Quindi adesso devo accendere la rete. Bagna la rete con il carbone. No, devo bagnarla. Ok. Ops, non devo venire qui. Guardate lì che bello. Fantastico. Adesso lui comincerà a seguirci. Vabbè, mettiamo l'altra arma qua. E questa è la fine che ho fatto prima, in pratica. Sì. Vediamo un po'. Aspettiamolo. Se ci segue. Qui facciamo bagna. L'ho cacciato perché Perfetto. pensavano che fossi uno sfigato. Ma tu gliela farai vedere. Gli farai vedere che sono uno pericoloso. E come faccio a dare fuoco? Dai fuoco alla rete usando un'arma incendiaria. Che al momento non ho. Sì, però sei un po' bastardo come gioco, eh. Devo dirti la verità. Perché comunque sei un po' bastardo. Vediamo un po' se è un'arma incendiaria. Dovrei avercela, eh. Corrosione. Vediamo un po'. Incendiaria. Mettiamo questa per il momento. Non vedo un cazzo. Vai così. E usiamo l'arma incendiaria, vai. Wow. Bella però, eh. C'è che Così che dire. li avrà scossi, niente più pallavolo sudata al rallentatore, Chi è? pezzi di merda. Vediamo un po' com'è questa. Senta il bisogno! Sì, no, è un po' una merda, però. Bisogno di seminare! Sì, semina Merda! tua mamma. Quelli Allora. sono i tizi che mi hanno cacciato! Falli a pezzi! No, aspetta, usiamo questa, va. Dai, usamela! Sta rotella di merda che non va mai un cazzo. Vai! Non ce la faccio, ragazzi. Mi dispiace, purtroppo la rotella è un pezzo di merda. E quindi non ci facciamo un cazzo. Va bene, dai, non importa, man. Comunque. L'importante è che ho fatto quello che dovevo fare. Sono morto 40.000 volte ormai. Però sì. Ok, rimettiamoci la nostra arma preferita. Togliamo sto schifo qua. Perché dai, è bella, però insomma sì. Questa qua. Perfetto. Allora. Hyperion suggerisce di non pensare al fatto che il tuo corpo attuale è solo una ricostruzione digitale di quello originale morto la prima volta che sei Ah, riapparso. che culo. Pensare a questo fatto. No, no, non ci penso. Allora, fatemi vedere dove devo andare, per l'amor di Dio. Devo andare ancora dentro? Ma che due marroni, sono appena uscito. Non c'è un vendor qui, no, per carità. Ci sia mai che ci sia un vendor, che dopo è troppo facile giocare. Va bene, entriamo di nuovo dentro, sperando che non siano da rifare tutti. E vediamo cosa. Sì, toh, guarda qua. Ti è piaciuto? A me sì, tanto. Guarda le loro facce!
Allora, aspetta, scusa che ho qualcosina da dirti. Ok. Non dovrebbero essere fatti tutti, però insomma un pochino, sì. Siccome sono morto una volta, mi siamo a posto. Ma sei morto? Guarda quante roba ho lasciato là sopra. Purtroppo sono pieno, ragazzi. Ma qua, non muore mai sto qui? Cavoli. Insomma. Vediamo un po'. Quest'arma... quest'arma buona, per carità, però insomma... Ecco. Ovviamente. Mi sembra ovvio che tu sei un pezzo di merda, adesso io non ti prendo, vero? Ecco, figuriamoci se lo prendo. Non prenderò mai. Vabbè. E siamo morti per l'ennesima volta. Non riuscirò mai a farla sta missione, Proprio fuori scala. Vabbè, riproviamoci di nuovo. Cosa ci posso fare? Mica non posso farci niente. Allora. Ce l'abbiamo fatta. Quanti soldi ho perso? Ormai una vagonata di soldi. Guardate lì quanto è. Ha fatto inculare, va. Allora, bisogna che... Ma guardate, io cambio, porca di quella puttana. E non mi... Guarda quante volte mi fai la stessa arma con la cambia di rotella. Va, fa il culo, va. Allora. Vai. Ti devo prendere. Ok, ok. È volato giù? No, non è volato giù. Allora. Porca vacca. Vai, prendilo il serbatoio, però. Mezz'ora, aspettiamo. Ok, preso. Che cavolo era ora, Poi un altro. No. L'ho preso. Il motore. Oh. Ho preso il motore. Adesso, dopo mezz'ora che mi carico, la testa l'ho baccata alla grande. Vai, motore. No, non l'ho preso. Adesso 3 ore di ricarico. Tu sei qua, ti devo ammazzare, ma prima devo ammazzare 2 assolutamente. Vai! Oh! Non è ancora morto, Porca, porca. Lurida impestata. Cioè, come fai a spararmi? Questo è scemo. L'ho preso ancora, però ho mancato la grande. No! Oh! Mamma mia, ragazzi, ma veramente, Veramente! Troppo esagerato, una disparità di livello esagerata. Ma chi cazzo è che spara ancora? Ma si sono messi in fila? Porca vacca. Oh, avete esagerato. Cavoli, quando è troppo è troppo. Allora, dove devo andare, per l'amor di Dio? Devo andare lì dentro. Va bene, andiamo lì dentro. Ah, santa miseria. Carichiamo. Cosa darei avere quel bonus che aumenta il caricatore, che guardate... È sempre un casino caricare in questi giochi. Allora, qui c'è qualcosa, ti prego dammi un po' di munizioni che ne ho bisogno, benissimo. Qui un po' di soldi, ti prego, li ho finiti tutti ormai. 13.000, cioè cosa faccio con 13.000? Ne avevo 20.000 prima. Vaffanculo, va. Ok, allora. Non dovrebbero essersi rifatti nessuno, come non detto. Oh, dai, che l'ho mancato. Ok. Ho detto fino a prima che avevo un'armatura incredibile, che non perdevo mai vita, adesso non faccio che perdere, che faccio che morire, cioè. Vabbè. Andiamo avanti. Ok. E poi ho anche la rigenerazione, da dire questo, a meno che non l'ho persa. In qualche modo ho fatto una cacata. No, rigenerazione 7. Ok. Ci siamo. Ah, perché tu eri... un fottutissimo bastardo, ecco perché. Figuriamoci. Vale. No, un altro po', mi raccomando, perché sennò fai poco. Ok. C'era un altro qui, l'avevo visto. Sì, sto. Ho fatto vedere a quegli sfigati. Oh. Forza, torna. Sì, torno, mamma mia, però. Accidenti. C'è stata dura sta missione e non posso prendere niente, purtroppo. Sarebbe piaciuto, però. Allora, per tornare, posso anche buttarmi qua, tanto c'è un catch a ride. Dai, su. Oddio santo. Vai. Oh, alleluia. Ce la facciamo. Aia. Sì, catch a ride. Rigenera, va. Rigenera e teletrasporta. Oh, possiamo finalmente andare. Ah, intanto... facciamo qui, tanto mi serviva una tupetta, no? No? Mi serviva una tupetta. Ok,
va bene, è divertente lo stesso, quindi lo faccio. Ok. Che cazzo? Dovevo essere da davanti, ho fatto solo la torretta. Vai! Muori, perché proprio qui dopo mi seguono. Tacci loro. Ok, possiamo andare a casa. Vediamo se ce la facciamo da qua. Sì, dai che ce la facciamo. Ce la facciamo, ce la facciamo. E siamo arrivati. Grande così. Così consigliamo sia l'una che l'altra. Speriamo, perché sennò qui è un bel casino. Ecco qua. Ok. Segna. Oh. Puoi essere la mia ala destra. Uff. Quando vuoi. Questo là, mi piace di più. Adesso andiamo a vendere, per modo di Dio, non ce la faccio più. Un vendor, c'è un vendor qui. Ciao. Dimmi che c'è un vendor, sì, lo vedo. E qua, meno male. Eccoci qua. Non sei morto, ti mantengo in questo stato. Sì, molto gentile. Allora, questa la vendiamo perché è una merda. Questa la teniamo. Questa qui, ok. Questa la vendiamo. Questa la vendiamo. Questa è quella, ok. Questa 189. No, vendiamo. 179 vendiamo. Questa vendiamo. Questa. Invece il tempo di ricarica. Oh, questa è blu. 3 imprevisto. 2 imboscata. Questi sono proprio talenti. Vabbè, dopo ci guarderò. Ok. Oh, porca miseria, che ce l'abbiamo fatta. Non ci credo. Benvenuto nel mio umile negozio. Sì, non vedo l'ora di saperlo. Allora, andiamo dalla tipa adesso. Dalla tipa, per modo di dire, insomma, sì, dalla simpaticona che voleva che gli facessi le cose. Devo raccogliere. Raccogliere parte dei mezzi dei banditi. Quindi ne mancavano? Supera il cancello. Ah, non ho finito? È una brutta storia questa, non me l'aspettavo proprio. Allora, quindi ho fatto bene prima, ma aspettate, non posso creare un altro catcher ride, perché questo catcher ride qui non ha il sparamissili, e mi servirebbe proprio un sparamissili adesso. Salve a tutti, benvenuti al nuovo e migliorato catcher ride. Ok, ora con il 40% dovrebbe avercelo adesso. Di morti annuali. No, mi prende solo per il culo sto stronzo, cioè gli ho detto mettilo e lui cosa fa? Non lo va a mettere. Va bene, dai, facciamo così, rigenero da capo. Mi dimetti l'attrice, ma sotto questo. Rigenera. Lancia razzi e teletrasporta. Ok. Adesso, ok, adesso ce la facciamo. Devo soltanto trovarli. È tutto qua, lo so, non è molto, però insomma non è niente. Vabbè, questi. Ok. Oh, mi fa piacere. Ah, te non sei ancora morto? Ok, adesso è morto. Ok, sono qui i pezzi. Continua così! Ancora qualche bandito bruciato e avrai un mezzo in grado di ingannare i Bloodshot! Ok, altri pezzi qua. Hai finito col mezzo da bandito? No. Roland può sopportare quello che gli fanno i Bloodshot, ma non mi piace farlo torturare più a lungo del necessario. Non ti preoccupare, cara. Ce la farò, eh. Tu abbi fiducia in me, non ti preoccupare. Dove cazzo sarò? Là sono. Niente, devo ammazzarne degli altri, purtroppo. Abbiate pazienza, ragazzi. Appena ne arrivano degli altri, li faccio fuori. Mi prendo. E perché dovrebbero essere da queste parti qui, ma non vedo niente. Ok. Niente, vi faccio un giro oppure esco rientro. Ma se esco rientro, c'è il problema che non mi do la catch ride. O erano questi che dovevo uccidere? Devo capire. Visto? Interessante. Questa non me la lascio sfuggire. Scusate, una volta che... Oh, salve. No, no, scusatemi, non è che voglia essere cattivo io. Insomma, allora, ci vuole, ci vuole. E niente, faccio un taglio e ci vediamo dopo. A dopo. Bene, ragazzi, ho trovato l'ultimo pezzo. Eccoci qua. Hai le finalmente. Parti? Ottimo, basta che me le parti e ti metteremo in pista. Bene. E le porto subito, tanto che mi è comparso un sorriso. Ok. Perfetto. Perfetto. A proposito di livelli duri, era ora di metterne qualcuno. Ne ho 3, non è tanto, però meglio di niente. Danno gratere, dottor in culo, velocità di ricarica scudo. Vai, questo qua. Alla grande. Cadenza fuoco, mi interesserebbe parecchio. Vai, cadenza fuoco.
danni effetto elementale, danno granate, riduzione in culo, capacità scudo. Vai, aumentiamo la capacità scudo. Bene, andiamo pure dove dobbiamo andare e vediamo un po' cosa fare. Scusate. Ok, facciamo così. Dunque dobbiamo andare di qua, ma siamo già arrivati, abbiamo fatto presto. Eccoci qua, anche salvato, sono contento. Eccola qui, tippa topa. Il mezzo è laggiù, facciamo qualche modifica e sarai pronto a partire. Ottimo, non vedevo l'ora. E quindi costruisci la camionetta e esattamente qua. Wow. Va bene, sembra a posto. Ora dobbiamo solo inserirlo nel sistema Catch a Ride. C'è una quest. Mi aiuti con una cosa? La bellezza è negli occhi di chi guarda. Hai visto le decorazioni per il cofano che hanno fatto gli Odunk a mia immagine? Sì? Credo che cerchino di prendermi in giro, ma sono davvero belle. Puoi distruggere qualche loro mezzo e portarmi un po' di quelle decorazioni? Ok, faccio prima la secondaria perché mi interessa di più a livello di storia, perché... E quindi sì, tanto è un attimo. Anzi, facciamo una cosa bella. Siccome... Ah beh, è già qui. Io pensavo che dovevo fare chissà quante strade, invece questi sono qua. Tanto vedi, facciamo presto, ragazzi, sono qua. Sì, certo che se mi girano intorno. Ma no, te, vai via. Non ti voglio vedere, io voglio vedere lui. Bravo, diglielo che è un idiota. Eccolo qui. Oh, vai di qua, non sgommare così. Certo che non sono abituato anche a c'è la sgommante, eh. Ok. Ok. Vai. Grande così. La decorazione. Me la fai prendere? Mia mamma Moxie mi diceva sempre che se fossi dimagrita gli uomini mi avrebbero dato più retta. Dici? Si vede che non ha capito nulla. Questi banditi farebbero di tutto per attirare la mia attenzione e non ho dovuto far niente. Ok. Oddio no. Dai, ma questa è sfiga però, ragazzi. Mi è volato nel casino. Oh, che cavoli. Questo mi ricorda perché sono venuta qui all'inizio. Ho vissuto a Sanctuary per un po', ma Moxie continuava a rompere perché lavorassi per lei, mi truccassi e perdessi peso. Mi sono stancata e sono venuta qua fuori per farcela per conto mio. Per Bravo. Quello e perché temevo che Scooter si fosse innamorato di me. Cosa? Ma il fratello. Ti prego. Solo un pochino. Che stai scemo proprio. Allora, aspettate, scusate, fatemi salvare. Ecco qua, e adesso facciamo esci, così non sto a rifare 50.000 volte girare per niente. Facciamo continua. Almeno ci li ho subito qua, la facciamo in fretta questa quest, dai. Questa è stata bella. Rifacciamoci il nostro Catch a Ride, perché vedete, ogni volta che esco entro il Catch a Ride me lo fa perdere. Purtroppo, però i progressi no. Tiene a cinture di sicurezza, airbag o motori che non esplodono se sollecitati? Sei nel posto giusto. Ok, run. Benissimo, questo qui mettiamo qua, dopo ci guardiamo, è quella cosa, perché è l'altra quest. Se no mi entra in azione e non ci capisco niente. Allora. Perché qui ci sono questi cosi qua che sono copiosi. Ok, togliamoli di mezzo e basta. Quanto siete resistenti? Non ci credo. Cioè, cos'è sta roba? Che cavolo? Sono troppi. Ok. Carità, perché non è come l'uno che si possono investire, come vedete è un casino. Ok, posto. Adesso posso pensare ai miei Catch a Ride. Se li trovo. Li trovo? Vediamo un po'. Dovrebbero esserci. Erano qua, adesso non ci sono più. Santa miseria. Vai, muori. Tanto ragazzi, è una quest che dobbiamo fare, quindi non è che stiamo perdendo tempo. Oh, eccolo qua. O la facciamo prima o la facciamo dopo, sempre la facciamo. Quindi, vale. Ok, dai che ci siamo. Ora prendi la decorazione. Presa. Poi c'è un altro. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. No, non andare là che dopo mi voli via ed è un casino. Guarda quello, si ammazza da solo. Si ammazza da solo. Ok, vai. Perfettico. Siamo a 4 su 6. Che profilo? Come un'aquila che solca il cielo di mezzanotte. Sì, sì. Proprio bello, bella, tipo 150 kg e ha delle tette da paura. Sì, le tette ce le ha, però insomma sì. Oh, beh, cos'hai fatto? Sei sceso per rompere le palle a me? Cioè, non ho capito. Oh, ma porca miserica.
Insomma. Oh. Altri? Chi c'è? Ma tu sei ancora vivo? Ma che hai fatto ad essere ancora vivo? Un mistero. Oh, quanti ne mancano? Ne mancano due. Basta. Ok. Ma quanti siete? Ok. Adesso una cosa importante è ritornare a casa, perché sennò mi tocca andare a girare un casino e non li trovo. Andiamo da quella delle tette straordinarie, come dice lei. Eccoci qua. Aia, ho dato una cagnata da panico. Arrivo, tesora. Ok, via. Facciamo così, così almeno facciamo prima e non abbiamo problemi. Siamo sempre qua. Ci iniziamo a girare come dei coglioni. Almeno così facciamo prima. Ok. Bene, ne mancano solo due. Andiamo a prendere il nostro Ketcharai. E siamo a postolo. Vai. No, questo, 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 questo e questo. Perfetti qua. Andiamo pure. Così dopo andiamo da lei e ci facciamo finire la quest. Ok. Oh, eccoti. Eccoti, eccoti, eccoti. Okay. Ma troppo, perché dopo va a finire là. Sì, ma sei un coglione. Prendi la decorazione. E come la prendo la decorazione? Santa miseria. Allora, stavamo dicendo, scusatemi, ma devo sbarazzarmi di sto coso. Se ce la faccio, Ok. Mi dà anche pochissimo, però insomma sì. Allora, stavo dicendo che devo assolutamente trovare... Sì, morite. Cioè che io gli sparo una cannonata, questi qua sono vivi, mi sembra assurdo. Ok, fatto. E... ma allora... mi devo girare. Vai. Cosa ho visto? Mi sembra di aver visto dell'iridio. Ma col cavolo che adesso lo trovo. Porca miseria, dove sono andato a finire? Forse mi sbaglio, però mi sembra di aver visto una mattonella di iridio. Ah, ormai va a capire dov'è. Vabbè, pazienza, è andata. Eccolo, il Ketcharai. Oh, scusate. Mamma mia, l'ho fatto saltare. Oh, gli ho fatto saltare, eppure nonostante tutto. Ho fatto cazzo, Ok. E ha preso anche questa. Ne manca uno, ragazzi. Uno. Voglio vedere se effettivamente c'è qualcosa. No. Ne manca uno. Speriamo di trovarlo, di incontrarlo. Vediamo un po'. Io faccio il giro, ma non mi sembra ci sia. Vediamo se magari qua un po' di fortuna. Ne incontro uno. Cavolo, vogliete che ogni volta mi tocca uscire e entrare? Mi sembra assurda la cosa. Vediamo un po'. Vai. Ok. Cioè, di posti ce ne sono tanti che potrebbero trovarli, ma... oddio, ma fa delle sgommate da panico, Qui è un'altra zona dove dovrebbero esserci un sacco, ma... eccoli! Eccoli uno! Vai, da panico. Ok. Vai! Vai! Certo che se l'avessi data prima sta questa. Avrei petrito, insomma, sì. Ok, dai, dai, dai! Ti manca poco! Vai! Ma cavolo, sono andato a infilarmi. Che cazzo c'ho qua addosso? Cioè, che cazzo mi ha messo? Ok. Oh cavolo, sì, ti aiuta ad attaccare, ma mi stanno attaccando a me adesso, porca miserica. Ok. Io lo faccio perché... ma dai, ancora? Lo faccio perché mi danno dei levi duro, dei gettoli duro, quindi... faccia. Perfetto. Adesso andiamo via subito. Dove devo andare? No! Fantastico. Bastardo. Vai qui. Oh, però gli ho fatto male, Vai, l'ho preso. Chi lo sa? Cavolo, c'ero qua. Ma no, che deve caricare. Guarda così di male. Se gli sta un disco in faccia è morto. Ok. E sono morto anch'io. Che culo. Vai, che bello. Tutto da capo, no, tutto da capo no. Però insomma, sì.
Vabbè, è andata così. Ma dove cazzo? Hyperion suggerisce di non pensare al fatto che il tuo corpo attuale è solo una ricostruzione digitale di quello originale morto la prima volta che sei riapparso. Ah, che bello, non vedevo l'ora di saperlo. Ok, andiamo pure a consegnare perché sono veramente sconvolto. Vai. Andiamo pure a tutta randa. Ci siamo quasi. Piazza decorazioni? Ah, vabbè, da lei devo piazzare. Stavo dicendo, che cazzo devo andare? Eccomi qui, sto arrivando, donnona. Metti quelle decorazioni in giro per il garage. Questo posto sarà davvero una figata dopo. Grandissimo, non vedo l'ora di metterle. Allora, vai. Qua. Perfetto. Ah, sono proprio di lei. La gente mi vedrà entrando e se ne uscirà con... Quello è il mio preferito. Io non ho parole. Non ho parole. Vero? Sì, sì, bellissimo. Restate lontani dalla carovana, gente. Trasportiamo roba molto preziosa per papà Odun che... No... Quello è proprio bello. Non ho finito... Ma le cose si sovrappongono sempre. Non finisco mai di sentire, vabbè. Ok, è andata. Esplosioni, furti e design di interni. Che giornata! Bella questa. È una reliquia? Capacità turbo e del coso, velocità ricarica turbo, ricarica e del miglioramento delle prestazioni del coso, del catch ride. Interessante. Non riesco a pensare a niente. Se mi serve qualcosa però sarai il primo a saperlo. Sì, non vedevo l'ora di saperlo sta cosa. Vabbè, facciamo che mettiamo il punto che abbiamo guadagnato qua. Ok, dopo si sbloccano nuove cose. E non vedevo l'ora. Allora, diciamo, supera il cancello di blu, rinfiltrati nella fortezza di blu. Ma io che queste dovevo fare, scusate. Queste. Sì, questa. Quindi adesso... E mi dà 4 di questi? Non vedo l'ora di farla. Allora, adesso posso usare finalmente sto coso. Vai. Vediamo un po'. Camionetta catapulta. Camionetta lama. Non so la differenza, ragazzi. Vabbè. Hai sbloccato la camionetta dei banditi. Questo mezzo può trasportare tutti e 4 giocatori in una partita in coop che non uso mai. I giocatori nel posto di mettere possono usare la modalità di fuoco. Vabbè, non mi interessa. Quello sì che sembra il mezzo di un assassino psicotico. Mi piace. Torna alla Bloodshot Dam e prova a suonare ancora il clacson. Ok, ma lo faremo nel prossimo episodio, se non viene troppo lungo. Ragazzi, mi sto divertendo un sacco, questo gioco è veramente bello. Ci sono alcune cose che ancora non sono riuscito a fare mie, però, perché sono troppo legato ancora al primo, ma prima o poi ci riusciremo, non vi preoccupate. Quindi, come al solito, io vi invito a lasciare un like, un commento se vi piace la serie e fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do un saluto da Shiva, ciao ciao!